Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi, raga, andremo a ricreare questo look super shimmer, super pieno, con una delle palette che vi ho fatto vedere nel precedente video ed è la Nude Rich di Huda Beauty. Trovo che questa palette sia una bellissima palette e la qualità sia veramente top. In questo video abbiamo realizzato un make-up dai toni rosati, ma potete andare a creare anche dei make-up dai toni marroncini perché la composizione cromatica della palette è proprio questa. Ho voluto registrare questo video, raga, sia perché mi avete chiesto in DM in alcune foto di ricreare un look con una delle palette di Huda Beauty e soprattutto perché quando vado a fare un video sui preferiti voglio anche che vedete il prodotto performare. Prima di iniziare, raga, vi ricordo quindi che mi trovate come Valley Makeup Lover anche su Instagram e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi. Ma come sempre, raga, ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Eccoci struccati, raga, come vi ho detto all'inizio del video, oggi andremo a realizzare un look con una delle nude palette di Huda Beauty. Questa è la Rich, come vedete nel video precedente è la mia preferita. Questi sono i colori e come sapete, oltretutto io amo i toni rosati e vorrei creare con voi un look per farvi capire di che tipo di palette stiamo parlando e perché l'ho inserita nella mia top 5. Allora raga, andiamo ad utilizzare la parte rosata della palette, poi magari in un prossimo video possiamo vedere i marroncini. Ho già messo il primer sulla palpebra e voglio creare un look, diciamo un Hello Smoky Eyes questa volta. Se vedete i pennelli già sporchi, raga, è perché stavo facendo un look e non mi piaceva. Inizio a tamponare il prodotto negli angoli dell'occhio, quindi angolo interno e angolo esterno. Sto iniziando con un colore non troppo scuro perché poi andrò ad utilizzare un viola e inizio pian piano a congiungere. Abbiate sempre pazienza, raga, perché a volte il make up vi sembra bruttissimo appena lo vedete, invece poi vi rendete conto che ci vuole tempo ovviamente per fare il tutto. Prendo ora un pennello penna e vado a pescare il viola più scuro qua in basso e iniziamo a dargli definizione. Gli opachi di questa palette, come anche gli shimmer, sono veramente veramente scriventi, però non vanno a farvi macchia e trovo che tra di loro si sfumino benissimo. Non preoccupatevi se magari qua vedete troppo colore o non è simmetrico, tanto dopo comunque andremo a ripulire la parte della palpebra che ci serve e metteremo un correttore. Prendo un pennellino un po' fluffy e vado a prendere il rosa centrale per andare a schiarire la transizione, perché non mi piace così intenso. È un rosato un pochino più caldino e sfumiamo. Vado a prendere il glitter più scuro per intensificare la parte dell'elo in questo modo. È un bellissimo viola, così andiamo a dargli un po' di luce già. Questo ovviamente fa un pochino più fallout, raga, normalissimo e più scuro. Con un contorno fioc imbevuto di acqua micellare inizio a pulire le zone che non mi piacciono. Mi porto un po' su, senza strofinare troppo, raga, per non irritarvi l'occhio. Ora, con un correttore, io in questo caso utilizzo il Camouflage di Essence, vado con un pennellino piatto a prendere il correttore e inizio a pulire per bene ciò che ci siamo liberati prima. Tamponiamo piano piano. Come shimmer inizio con questo rosato in alto, lo tampono qua nei bordi. Guardate quanto sono belli gli shimmer, raga. E ora con le dita vado a prendere quest'altro rosato che ha delle micro perlescenze dorate. Guardate che meraviglia, raga.
Guardate quanto riflettono gli shimmer e quanto sono belli luminosi. Consiglio sempre questi tipi di texture di andare comunque a metterla con le dita, perché trovo che comunque vadano a risaltare meglio. Riprendo il pennello del viola scuro e vado a sfumare ciò che abbiamo fatto, di modo che si congiunga al meglio con la parte shimmer. Con le dita vado a prendere lo shimmer che abbiamo messo al centro e lo porto qua sotto. Faccio l'altro occhio, raga, e andiamo a terminare la base. Eccomi tornata con anche l'altro occhio fatto, raga. Vado a mettere il primer sul viso e utilizzo il primer Vitamin Glow di Smashbox. È un primer illuminante e va comunque a rendere la pelle omogenea. Mi piace molto, ha una profumazione agrumata però non eccessiva, e vado a stenderlo praticamente su tutto il viso. Ha una consistenza acquosa, si assorbe subito e ho notato che comunque il fondotinta al di sopra performa benissimo. Come fondotinta voglio utilizzare un fondotinta dal finish naturale e utilizzo questo di Astra, l'Icon Perfect. Lo metto sul dorso della mano, lo applichiamo in questo modo. Andrò poi comunque, anche se è un finish naturale non è molto coprente, a sfumarlo con la spugnetta. Purtroppo è leggermente scuro per me, ma non importa. E con la nostra spugnetta andiamo a sfumarlo. Va ad uniformare la pelle senza appesantirla. Ha comunque un buonissimo profumo. Ha secondo me una coprenza medio-bassa, perché comunque diciamo che non va a coprire totalmente le discromie. Sempre con il correttore di Essence andiamo a correggere le occhiaie e andare ad illuminare i punti strategici. È abbastanza coprente questo correttore e mi piace molto. Voglio provare, raga, anche la versione luminosa. Non so se voi l'avete mai provata, fatemelo sapere nei commenti. E lo stendiamo. Per il contour, highlight e blush vado ad utilizzare la Cali Contour di Smashbox. Con un pennello di questo tipo prelevo la polvere per fissare e vado a fissare tutte quelle zone dove ho messo il correttore. Trovo che le polveri di Smashbox siano veramente ottime perché sono sottili, non vanno a segnarvi. Per me che poi ho il problema della pelle secca, vi dico la verità, io mi trovo veramente bene, e anche sul contorno occhi la sento veramente sottile. Con lo stesso pennello prelevo la polvere più fredda per il contour, carico il pennello e vado a scolpire il viso. Anche questo contour mi piace tantissimo. Guardate con che facilità si sfumano, sono veramente belle queste polveri. Poi comunque, raga, se notate che quando andate a fare il contour avete esagerato, prendete la spugnetta, andate sopra a tamponare e sarà tutto molto più naturale. Io oggi voglio un contour bello deciso. Prelevo ora il blush, è veramente bello anche questo blush. Ovviamente, raga, è opaco. Vado anche un po' sul naso perché voglio l'effetto un po' abbronzato. E ora andiamo a mettere l'illuminante più chiaro, in questo modo. Bellissimo, è molto sottile, non vi fa macchia, non fa strisce strane. Lo trovo molto bello anche per gli incarnati molto chiari. Poi abbiamo la variante nella palette, come vedete, anche più scuro in basso. Ma per me è off limits per ora. Direi che con contour e quant'altro ci siamo. Per le sopracciglia utilizzo il gel fissante di Astra, l'Eyebrow Lover Mascara. È leggermente colorato, raga, quindi andiamoci piano. Le sistemo giusto per non avere lo sguardo cupo. Riprendo la palette occhi e prelevo il rosa più chiaro che abbiamo usato all'inizio. Vado a sporcare la rima inferiore. Come sapete, per me questo passaggio è un must. Trovo che il look sia
sia molto molto più completo. E all'interno dell'occhio vado ad utilizzare il dorato al centro. Come sapete, raga, a me non piace non avere un punto luce, anche se vado a fare un elo, anche questo comunque vira al rosa, raga, non aspettatevi un dorato di non so che tipo, non è un dorato puro. All'interno dell'occhio vado a mettere una matita di Kiko, è la numero 04, è un ramato, raga. Ok raga, eccomi tornata, ho applicato le ciglia finte, ho messo una tinta labbra, ho utilizzato una tinta labbra di We Makeup, una di Liquid Lipstick Ever, e questo è nella colorazione 12, rimane comunque tra i colori preferiti. Questo è il look finito, raga, io spero che vi piaccia. Per quanto riguarda le conclusioni finali sulla palette, vi posso dire che è una palette ottima. Questo è uno dei tanti look che possiamo creare, abbiamo anche i toni marroni come vi ho detto all'inizio del video. Sicuramente la chiave di queste palette sono gli shimmer super brillanti, super riflettenti, e trovo che abbiano un colore veramente bello pieno. Non sono mai rimasta insoddisfatta da questa tipologia di palette di Huda Beauty. Come vi ho fatto vedere nel precedente video, raga, le possiedo tutti e tre, la light, la medium e la rich. Ho voluto fare il video con la rich perché è una delle mie preferite. Quindi raga, anche per oggi è tutto, fatemi sapere nei commenti se questa tipologia di video vi può interessare e anche se possedete qualcuna delle palette di Huda Beauty e cosa ne pensate. Come sempre raga, ricordatevi che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere informati sull'uscita di nuovi video. Anche per oggi è tutto raga, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!